Questa mozione direi che è molto semplice anche da presentare, perché chiede semplicemente che vengano applicate le linee guida della trasparenza e la tracciabilità che la stessa Giunta ha accolto con una delibera nel 2014, nel luglio 2014. Le linee guida sono quelle stilate dal Comitato Trasparenza Appalti Pubblici e inizialmente la Giunta aveva deciso di applicare queste linee guida solo su due appalti di infrastrutture lombarde per una sorta di test campione. Ora siamo quasi alla fine della legislatura e ci aspettiamo che questa delibera finalmente venga in realtà a compiere quello che è il dovere che viene chiesto con queste linee guida che tra l'altro sono state inserite anche all'interno della legge regionale 17, la cosiddetta legge per favorire l'educazione alla legalità e il contrasto alle mafie, perché nell'articolo 13 viene nell'articolo 13,6 viene proprio riportato che la Regione deve promuovere presso gli enti del SIREG le linee guida per la trasparenza e la tracciabilità. Non solo, a seguito del nostro deposito di questa mozione abbiamo rilevato che anche la stessa ANAC ormai da tempo è indirizzata e continua a far uscire provvedimenti volti a sostenere la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari nella fase esecutiva degli appalti pubblici. Da ultimo, con anche il rinnovo del codice degli appalti, l'ANAC stessa scrive che ormai la trasparenza e la tracciabilità sono strumenti consolidati nel panorama giuridico nazionale e quindi vengono considerati prassi comune. Prassi comune però che in Lombardia in realtà non viene applicata. Quindi con questa mozione chiediamo semplicemente l'applicazione di una legge regionale, dei suggerimenti dell'ANAC e del mettere in concretezza una delibera di giunta sia nei confronti di tutto il sistema degli enti regionali lombardi e sia nei confronti di Arexpo, perché comunque anche Arexpo è ente partecipato principalmente da Regione Lombardia e quindi soggetta a queste linee guida. Io faccio solo un appunto per correttezza, perché un po' vabbè, mi spiace che in effetti forse è la prima mozione che è stata discussa senza avere nessuno della Giunta a dire qualcosa di questa mozione, ma mandando solo un messaggio che si rimette all'Aula. Non lo so, il tema della tracciabilità, della trasparenza negli appalti pubblici viene gestito dalla Giunta con la totale assenza. Secondo aspetto, io rimango basita quando sento dal segretario della Commissione Antimafia dire quello che ha detto. Cioè, questa richiesta è generalizzata. Tutto ciò che doveva essere già disciplinato in tema di trasparenza e tracciabilità è dentro nel codice appalti. Si è fatta una valutazione costi-benefici di quello che chiede la mozione e probabilmente questa mozione rallenta i percorsi di controllo nella fase esecutiva degli appalti pubblici. Ora, l'ho già detto durante la presentazione, l'ANAC sono 2 anni e mezzo che insiste sul tema della trasparenza e della tracciabilità, non perché evidentemente ha dei problemi e non sa cosa fare tutto il giorno e quindi continua a far uscire queste determine, ma evidentemente perché ci sono dei buchi anche nel codice degli appalti che permettono l'infiltrazione delle mafie durante la fase esecutiva degli appalti pubblici. Che il segretario della Commissione Antimafia non sappia che la fase esecutiva dei contratti pubblici in realtà ha ancora delle maglie troppo larghe che permettono alle mafie di inserirsi dentro e che quindi i controlli non possono mai rallentare la fase esecutiva dei contratti pubblici, a me lascia basita. Come può essere una richiesta generica questa mozione che chiede l'applicazione di linee guida che lo stesso Comitato Appalti Pubblici che lavora in giunta ha tirato fuori? Forse non era stato letta questa linea guida. Quindi non so, io sono rimasta basita del voto della lista Maroni
che non ho capito se si astengono o sono proprio contrari a questa mozione, perché si intende chiedere l'applicazione di una legge regionale, di provvedimenti dell'ANAC, di ciò che ormai è sensato ed è utile fare se si vuole fare un minimo di sforzo di controlli negli appalti pubblici. Grazie.